Buongiorno a tutti ragazzi, oggi sono nuovamente qui per una nuova sbarbata e questa mattina userò un set un po' assortito. Ieri praticamente quando, perché io scelgo il set sempre la sera prima, mi preparo tutto così da avere già tutti i prodotti a portata di mano. I prodotti e i ferri del mestiere, come si suol dire. Ieri, guardando nell'armadietto, nella vetrinetta dove ho una parte dei saponi, trovai questo sapone che può sembrare un sapone anonimo, praticamente che stava lì, Susan Kaufman. E questo è solo il sapone perché non credo che faccia l'aftershave, forse fa il balsamo, ma non ce l'ho. Comunque questo sapone lo comprai in una profumeria, mi trovai ad accompagnare una collega che doveva prendere praticamente del trucco e ovviamente il mio occhio andò a cadere sul reparto barbieria perché aveva dei prodotti e quindi presi il set colla, il sapone, il balsamo della colla e anche per barba, molto buono per barba, una bella crema. E poi c'era questo prodotto che era anche in offerta praticamente. Io di Susan Kaufman ho utilizzato alcuni prodotti cosmetici e mi sono trovato molto bene. E quindi questo l'ho già usato. È un sapone che lascia una sensazione di freschezza sulla pelle, credo, cioè è sicuramente un mentolato. E ho detto vabbè, usiamolo. È una crema, un sapone a crema. Poi praticamente ho pensato di abbinarci, essendo un mentolato, Proraso aftershave, quello rinfrescante, e anche il balsamo, sempre della stessa linea rinfrescante. E ho detto, va, mettiamoci un per barba sempre del lato raso, questo però è quello blu protettivo, perché il Proraso mentolato come per barba l'ho terminato, forse anche quello per pelli sensibili l'ho avuto e l'ho terminato già. Rasoio usiamo in sintesi, armato con la pila, lo andiamo anche ad armare. Volevo una rasatura, diciamo, stamattina in scioltezza perché devo, prima di andare al mare, devo andare all'ufficio anagrafe del comune perché dovrebbe essere pronta la carta d'identità elettronica che ho richiesto la settimana scorsa e la vado a ritirare. Potevo anche farmela spedire a casa, però ho detto se poi non ci sono, comunque mi tocca andare all'ufficio postale e allora vado per il comune. Però sono quegli adempimenti amministrativi di cui farei a meno, penso tutti ne faremo a meno, non sono l'unico. Ok, allora il rasoio è stato armato. Eccolo qua. Quindi che cosa facciamo adesso? Andiamo a detergere il viso. Stamattina usiamo il detergente scrub di Bottega Verde al pompelmo rosa. Ok. Sciacquiamo il viso. Ok. Andiamo con l'applicazione del panno caldo.
prendiamo qua. Allora, il pennello stamattina useremo il Dazzlok Plissoft Big Brush, un pennello abbastanza morbido. Utilizzando una crema penso che vada assolutamente bene. È un sintetico, pertanto adesso ci apprestiamo al montaggio. Allora, prelevo il prodotto con la spatolina, trattandosi di una crema. Lo mi appresto al montaggio. Allora, ragazzi, mentre io faccio questa operazione di montaggio, fermo il video e ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, eccoci qua. Vedete che bel pastone che si è fatto? Quindi possiamo andare con la prima insaponata. Ok, cominciamo. Prima passata.
Primo passaggio andato, sciacquiamo il viso. Andiamo con l'applicazione del panno caldo. Andiamo con la seconda passata. Ok, andiamo allora adesso con il passaggio obliquo o traverso. Secondo passaggio pure andato, sciacquiamo il viso e andiamo con l'applicazione dell'ultimo panno caldo. Eccoci qua. A questo punto, come al solito, io vado a recuperare un attimo la tavoletta, ovvero il panno freezer che ho messo nel congelatore. A tra poco, ragazzi. Ta-da! Eccola qua. Allora, andiamo con la testa insaponata. Ok,
altro pelo. Ok. Andiamo con qualche ritocchino.
Direi che va bene. Poi qua. Ok. Quindi, ragazzi belli, andiamo con la passata di cortesia. Ok, allora comincio a sciacquare un po' di cose e ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, nel frattempo ho sciacquato anche il viso, quindi andiamo adesso con l'applicazione della salvietta Freezer che nel frattempo si è ammorbidita. Eccola qua. Eccoci qua. Sciogliamo il viso. Andiamo anche, ragazzi, con l'applicazione del balsamo Prodaso rinfrescante che si sposa bene a mio avviso con Susan Kaufman. Ok,
Mentre facciamo assorbire il balsamo, io sistemo un po' di cose e ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, eccoci qua. Andiamo con l'applicazione dell'Aftershave Splash. Raso, linea di infrescante, quindi quello al mentolo. Oh, bello. Un altro po'. Piacevolissimo, ragazzi. Allora, quindi, cosa faccio dopo? La prima colazione innanzitutto, poi applico la Rescue Potion di Zingari Man e prima di uscire di casa la crema idratante barba e viso della linea King C Gillette. Benissimo, io vi ringrazio ancora una volta per avermi seguito, per avermi fatto compagnia virtualmente ed essere stati qui con me. Vi do appuntamento al prossimo video, vi auguro una buona giornata, delle buone vacanze, un buon rientro, un buon di tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.